Io ho messo ogni impegno e sono riuscito a condannare la pena di morte dopo torture e tormenti un gran numero di cristiani. Ho insediato magistrati persino nei villaggi più remoti e ho pagato delatori per sparare. Sarà la religione a me. Mi sono trovato di fronte a due schiave che erano ministre del loro culto. Sembra che questa religione proclami l'uguaglianza delle classi e degli uomini, fratelli tutti, perché figli dello stesso Dio. A noi proclino, non interessa l'essenza della loro dottrina né le pratiche del loro culto, ma dobbiamo combattere ed eliminare l'ostinazione pervicace di questi credenti, perché questa è la causa di debolezza dello Stato romano. E appunto su questo ho basato le mie sentenze di condanna. Ho chiesto se fossero cristiani una, due, tre volte. E ho condannato a tormenti e infine a morte i pervicaci. È stato notato ed apprezzato questo tuo comportamento. Per questa ragione è in marcia da Abitene verso Cartagine un gruppo di cristiani che dovrai giudicare. Il magistrato di Abitene è Anulino, è troppo tenero. Di tanta inflessibilità gli ha dato l'impressione di volerne salvare molti, tenendo conto del loro grado sociale. Sembra che tra questi sia il promotore delle riunioni, tale Saturnino, una giovane di nobile origine di cui è restituita. E persino un esimio senatore chiamato da Chico. Ebbene, metti da parte un segreto di azione. Se questi invasati riuscissero a smontarci, sarebbe un precedente grave. Potrebbe crescere l'ardire fra i debole adoratori del Giudeo Crocifisso, a tutto discapito della potenza umana. Non temere, Ostasio. Userò fermezza e inflessibilità. Rodrigo, mio signore. I cristiani di Abitene sono giunti in città. Proconsole? A Roma è giunta voce che questa entità è segnata dalle femmine e dagli uomini. Conducete quella che si chiama Restituta. Giudicherò gli altri di voi. Restituta. Sì, sono io. Rispondi alle mie domande. C'eri anche tu in casa d'Ottavio Felice? Sì, c'era anch'io. Non ho spiegato i ruoli di partecipare ad Empire e la Scipia. Le tue spese hanno informato male. Noi ci raduniamo nel giorno del Signore per leggere le memorie degli Apostoli e gli scritti dei profeti. Quando poi il lettore ha terminato, chi presiede di un discorso che ammonisce ed esorta a quegli esempi belli. Ammettiamolo pure. Ma non sapevi che quelle adunanze sono proibite dall'imperatore, come anche proibito possedere le cosiddette sacre scritture? Lo sappiamo. Ma per noi ammonarci nel giorno del Signore è una necessità. È l'esplosione di un bisogno d'amore che resterà acceso tutta la settimana nella celebrazione comune dell'Eucaristia. Ritroviamo la nostra unità, e poiché, come afferma l'Apostolo Paolo,
sono un solo pane, noi due essendo morti, siamo un corpo solo. Tutti quanti partecipiamo dell'unico pane. Radunandoci nel giorno del Signore, diventiamo una sola cosa di Cristo. Parlo di Eucaristia. Ma ho portato già troppo a nessuno le profondità. Non solo perdono. Per noi il giorno del Signore è il fulcro della nostra esistenza, di ogni parola e di ogni azione. Deve venire amaramente. Sono già pronti per registrare il tuo servizio. E si farà schierando le tue cose. Ed è poca fatica risolvere una facile cosa. Ma l'ultima anima non sarà mai toccata dal tormento. Deve venire amaramente per questa tua capacità. Padre, tu mi hai creato. Mi hai affermato nella santa religione. Non sopportare che questa colonna sia stata inerente al sangue del figlio tuo. Non mi abbandonare, ma anche il tuo angelo santo del cielo, affinché mi custodisca, mi protegga, mi dia la forza di combattere la battaglia della fede. Anche per il mio figlio, basta! Vorrei tanto, se fosse possibile, rievocare la tua amicizia. Adesso. Quando facciamo a quante gioie di luce, specialmente quelle che le nostre potrebbero apportarti. Questa è la tua famiglia, che ti spatta dalle lacrime e ti accompagna. Gene e scomendo hanno portato la tua simile perché felici così giovane. Ti commuove la pietà di una randa dei vecchi, quale fiacchio e malaria, la vita. Sono come di fare stato l'idea alla divinità dell'imperatore. Questo gli idoli e proclamo Dio con la voce e con il cuore. L'imperatore sbascia il sangue innocente e le sue suole a portare la fede. A favore mai via le delle mie. Per me è pazzia, la prossima sua mia fede. Per me non è Dio. Padre mio, padre mio, questa pezza! Per la città della sala delle torture, con il male di tutto questo. Ma perché mi c'è stata che i padri non mi ci sono? Il comando dell'imperatore è suo.
cosa può la fruzia e la fenicia umana quando c'è propizia alla bontà divina? Una luce inonda il tetro carcere, appare l'angelo del Signore e alla fanciulla stremata rivolge queste parole. Lessi Luca, il Signore mandò me a conforto delle tue vene, a lenire e ristorare l'olio che ti vive all'empio per le mie. Restituta e riconfortata nello splendore di quella luce così abbagliante dalle parole del messaggero di Figliuolo, eleva lo sguardo al cielo. Ti rendo grazie, o Cristo, perché hai ascoltato bene le preghiere della tua serva. Benedico l'Eterno il nome tuo, perché tu sei Dio, benedetto nei secoli.